C'erano una volta tre porci e c'era una volta un lupo. I tre porci venivano chiamati porci perché erano dei porcelli che molestavano le donne al parco, mentre il lupo era un semplice lupo affamato e in cerca di cibo. I tre porci sapevano che il lupo gli stava dando la caccia e così scaricarono la mod della Instant House e si costruirono delle case in cui ripararsi. Il primo maiale si costruì una casa di paglia, ma il lupo arrivò e con un soffio la distrusse, uccidendo il maiale, mangiandolo e diffondendo le sue budella su tutte le pareti. Sì, beh, questo forse è un po' troppo. Il secondo maiale si costruì invece una casa di legno, pensando che fosse più resistente. Ma il lupo arrivò e con un soffio distrusse anche la casa di legno, sti cazzi che fiatella che ci aveva. Uccise il maiale e lo cucinò in padella con un condimento di pepe, facendo la ricetta del Pepper Pig. Ma siamo sicuri che la fiaba era veramente così? No, perché mi sembra abbastanza strana. Il terzo porco invece... Dai, una fiaba per bambini, cazzo! Il terzo porco, che era un magnate dell'industria della pornografia, si costruì una mega villazza, soprattutto sperperando l'eredità accumulata grazie alla morte dei suoi due fratelli. Allora il lupo arrivò e disse: ma che cazzo sta facendo questo? Non doveva fare una casa in mattoni? E con la Instant House costruì una casa di TNT di fianco alla casa dello sfortunato porcello e gli diede fuoco. Beh, ovviamente la fiaba è andata proprio così. Il porcello finì in mille pezzi, tra l'altro arrostiti e molto saporiti, mentre il lupo, turbato da cotanto orrore, decise di diventare vegano. Fine. Morale: scaricatevi questa mod perché è una gran figata. E salve a tutti Blazers, benvenuti in questa nuova mod review. La mod di oggi si chiama Instant House e il nome ricorda una mod che ho recensito qualche mese fa, vale a dire la Instant Blocks. Effettivamente anche la tematica della mod è molto simile, in quanto questa mod aggiunge dei blocchi che ci permettono di creare strutture istantanee. Ma a differenza della Instant Blocks, che creava un po' di tutto, questa mod è più che altro dedicata alle case. Quindi vi faccio vedere subito un esempio pratico per capirci. Quindi piazziamo questo blocco, tocchiamolo nuovamente e come vedete genera rapidamente una casa, in questo caso una casetta di legno. La casa è arredata con lo strato indispensabile, qua dentro c'è anche del carbone e nella cesta c'è un set di attrezzi in legno, cosa molto utile. Il blocco in questione si crafta in questo modo, quindi 4 legni ai lati, un letto in alto, una torcia al centro, una cesta sotto, a sinistra una crafting table e a destra una fornace. Abbiamo poi anche il cobblestone house, la cobblestone house, che si crafta più o meno allo stesso modo, solamente con del pietrisco al posto che del legno, logicamente. Quindi andiamo a vedere anche com'è questa casa. Ovviamente sarà uguale alla casetta di legno, con l'unica differenza che al suo interno troviamo un set di attrezzi in pietra. E abbiamo anche la casa di mattoni, casa che stranamente quel maiale molto particolare non ha costruito, ma comunque è una casa ovviamente uguale a queste altre, ma fatta di mattoni. Al suo interno cosa troveremo nella chest? Troviamo altri attrezzi di pietra, logicamente non esistono gli attrezzi di mattoni, per cui si usano quelli di pietra. Come si crafta questo blocco? Si crafta allo stesso modo, ma solamente utilizzando 4 mattoni al posto del pietrisco o del legno nel caso della prima casa. Ora, queste prime 3 case sono case molto semplici, ma avremo poi anche case più complesse che però voglio tenermi per il finale del video. Mentre per ora vi faccio vedere questo blocco molto particolare che sembra un lucky block, ma non è e non serve neanche a darvi l'allegria, ma è semplicemente un blocco che ti permette di creare una casa personalizzata. Si crafta in questo modo, quindi con 4 pezzi di legno, torcia, crafting, letto, fornace e al centro però un diamante. Una volta che voi avete craftato questo bellissimo oggetto, andiamo a prendere del materiale, per esempio, non lo so, bedrock. Prendiamo della bedrock e ci prendiamo della lana, a caso, lana rossa, e ci prendiamo qualche blocco strano tipo il micelio. Perché no? Prendiamoci il micelio. Ora, noi ci possiamo mettere in qualsiasi punto che vogliamo. Creiamo un totem
di tre blocchi. Sotto questi tre blocchi mettiamo il blocco della custom house, lo clicchiamo un'altra volta e crea una casa personalizzata. In questo caso è fatta tutta di bedrock. Al suo interno cosa ci sarà? Ci sarà ovviamente la chest, il letto, la crafting e la fornace. Ovviamente però le ceste sono vuote perché non ci sono attrezzi relativi a queste tipologie di case. Possiamo fare case con qualsiasi combinazione, anche le più bizzarre. Per esempio prendiamo il melone, ok? Mettiamoci in questo punto, mettiamo un melone, una lana rossa ed è il micelio. Ora, che cosa significa questo totem? Ha un significato. Significa che la casa che andremo a costruire mettendo poi questo blocco sotto sarà fatta con questi tre elementi, di cui il melone costituirà il pavimento, le pareti saranno fatte dal blocco centrale, in questo caso la lana rossa, e il tetto dal micelio, quindi dal blocco che abbiamo posto in alto nel totem. Clicchiamo nuovamente ed ecco la nostra orribile casa. Mio Dio, quanto fa schifo. È un po' allagata nel terreno in questo caso perché abbiamo scelto una posizione infelice. Fatto sta che, come vedete, il tetto, le pareti e anche il pavimento sono come avevamo pianificato ed è una cosa veramente bizzarra. Ovviamente non ci sono solo case, abbiamo per esempio anche la piscina per abbellire la casa, per esempio, che si fa con 5 water bucket, quindi 5 sacchi d'acqua e 4 di pietrisco. Un crafting abbastanza logico, devo dire. E il risultato è questo, quindi è una mini piscina che è molto più profonda che larga, un po' strana, c'è anche la scaletta per risalire, ma comunque fa la sua figura. Per i più esigenti c'è per esempio la fontana che si crafta con qualsiasi blocco di lana e al centro un secchio d'acqua. La fontana dà questo risultato, ecco qui, quindi una fontana fatta di lana con l'acqua che sgorga e può essere un elemento decorativo carino. Possiamo fare anche una tenda, quindi per i più avventurosi, se non volete vivere in casa, volete vivere nella natura, vi fate una tenda fatta da due pezzi di lana, anzi quattro negli angoli, una staccionata in alto, crafting, torcia, fornace e in basso una chest. Andiamo a piazzare anche la nostra tenda e uscirà una tendina fatta così. Molto carina, classica tenda da campeggio, non ha attrezzi però ha tutto l'indispensabile, fornace, crafting e una torcia per illuminare. Diciamo che il vostro livello di avventura è ancora più avventuroso, per cui siete tipo una sorta di Bear Grylls, pazzi selvaggi, allora potete farvi anche una casa sull'albero in questo modo, quindi 4, anzi 2 pezzi di legno in questi due angoli e negli altri angoli 2 blocchi di metallo. Poi classica, quindi letto, crafting, torcia, fornace e chest. Casa sull'albero, come dice il nome, è esattamente questa. Un altissimo albero e sulla sua sommità una bellissima casa. Molto carina, anche queste staccionate, in modo che la rendano una casa proprio a contatto con la natura, sembra quasi una gabbia per uccelli. E abbiamo poi tutta la nostra casetta con tutto l'indispensabile, qua addirittura ci sono gli strumenti di ferro e del ferro extra, perché non si sa mai. Abbiamo anche due fornaci, il letto e poi è tutta illuminata, è tutta molto bellina in questo caso. Se oltre la casa, ragazzi, volete però anche farvi per esempio dell'esperienza o anzi farvi del drop utile per la vostra avventura, potete anche fare una mob trap. Le mob trap solitamente sono noiose da costruire, per cui può essere una cosa molto utile farne una con questa mod. Come si fa? Si crafta con 4 pezzi di polvere di glowstone negli angoli, 2 gunpowder, diciamo negli spazi rimasti nella fila alta e nella fila bassa, al centro un diamante e poi attorno al diamante 2 ossa. Per cui prendiamo il nostro risultato che assomiglia a uno spawner, mettiamoci qui una bella superficie piatta e spawniamo la struttura. La struttura è gigantesca. Ovviamente, essendo una mob trap, deve essere bella grande. Entrando dentro vedete che ci sono 2 aree di killing per i mob. Quindi una da questa parte e una dall'altra, totalmente uguali. Killano i mob ovviamente attraverso l'utilizzo della lava. Vediamo se spawnano nel caso in cui switchiamo in modalità di sopravvivenza. Vediamo se ne spawna uno al volo. Eccoci qui, è caduto un creeper. Il creeper va nella lava, muore. Il drop verrà trasportato da un sistema d'acqua e finirà qua sotto.
Quindi ora non ci resta che aspettare e vedremo comparire della gunpowder. Intanto sta cadendo qualcun altro, magari. Sì, guardate, si sta riempendo già la nostra trap. Dov'è la gunpowder? Dov'è la mia gunpowder? Sarà finita bruciata in questo caso? Vediamo con questi altri mob se arriva. Stai arrivando. Esatto, eccola qui, abbiamo la nostra gunpowder. Quindi come avete visto la trap funziona anche molto bene. Ed è sicuramente meglio di qualsiasi mob trap voi possiate mai fare. Perché se noi andiamo sopra, guardate che cosa non c'è. C'è un esercito di mob spawner che spawnano mob a ripetizione. Ed è per questo che sarà una cosa tipo super efficiente. Abbiamo poi una cobblestone pill box. In questo caso non so di che cosa si tratta, ma si crafta in questo modo, con della cobblestone muschiosa, muschiata, non ricordo come si chiama in italiano, ma poco importa, andiamo a vedere che cosa spawna questo blocco. Ok, è una sorta di casetta in cobblestone, sembra un po' tipo la casa di Hagrid in Harry Potter, mi dà quell'idea lì. Abbiamo poi la brick pill box, quindi sarà una casa simile ma fatta ovviamente con i bricks, quindi con i mattoni di pietra. Andiamo a spawnarla, infatti eccola qui, questa è molto carina devo dire, e si è fusa con l'altra casa, quindi magari potremmo farne un'altra qui, una sola però, grazie. Eccoci qui, così la possiamo vedere bene. Molto bellina, ha questa alternanza di mattoni che gli dà il giusto stile, veramente molto carina, niente da dire. Abbiamo poi quella di sandstone, ragazzi, stessa cosa con la sandstone nei blocchi superiori. Notare però che in questo caso si può usare solo la betulla come legno, in questo caso solo l'abete e in quest'altro solo la quercia, quindi fate attenzione a questo dettaglio. Facciamo quella di sandstone a questo punto, che è ovviamente uguale ed è solo fatta di sandstone, quindi dentro poi sarà tutta molto chiara, adatta sicuramente ai biomi desertici e anche a un tappeto carino, niente male. Abbiamo poi uno stabile, ragazzi. Lo stabile si crafta in questo modo, è un casino. Quindi chest, staccionata, pedana a pressione di legno, paglia, sella, cartello, sgabello, osso buco, cannuccia, no, ok, non sviamoci. Tra l'altro non c'era l'osso buco in quella roba. Vabbè, che cazzo sto dicendo? Gradino di legno, porta di legno e torcia, ragazzi. Andiamo a metterlo giù. Ed eccoci qui. Ok, è minuscolo. Mi aspettavo qualcosa di molto più grande. In realtà è molto piccolo. E sono saltate le porte. In realtà qui c'erano anche delle porte. E è comunque una struttura utile a contenere, per esempio, dei cavalli. Infatti ha anche, vedete, il necessario, come la sella e la paglia per fiddare i vostri cavalli. Andando avanti abbiamo il trading post, che è una postazione per, diciamo, i mercanti. Si fa con 3 slab di legno a caso, 5 legni di qualsiasi colore attorno e uno smeraldo al centro. Quindi andiamo qui, ne facciamo una e come vedete abbiamo creato questa strutturina che è venuta un po' male, però comunque sia contiene un villager. Il villager offre uno scambio che è molto conveniente, in questo caso del pesce cotto, 12 di pesce, per avere uno smeraldo che è decisamente più prezioso. Andando avanti possiamo anche fare una miniera, quindi se non avete lo smeraldo per fare sta roba, vi fate anche la miniera prima, così andate a cercare magari gli smeraldi, e si crafta con 3 di pietrisco, ferro, diamante, ferro e 3 binari, quelli normali ovviamente. Andiamo a metterla giù ed ecco la nostra miniera. Ha una rotaia per scendere, quindi adesso prendiamoci anche un minecart, possibilmente così vi faccio vedere come funziona. Eccoci qui. Scendiamo giù e ovviamente andremo sottoterra di pochissimo in realtà, pensavo di andare chissà dove. E in questo modo possiamo andare comunque a fare la nostra miniera. Qua abbiamo del pane per la nostra sopravvivenza, c'è anche un design abbastanza carino e possiamo iniziare a scavare. Se volete qualcosa di più lussuoso c'è anche la casa moderna, che si crafta con legno in questi due angoli di qualsiasi colore, 2 lane negli altri angoli, 4 pannelli di vetro e una sorgente d'acqua, quindi un secchio d'acqua. La casa moderna è la casa dove abitava il terzo porcellino dell'intro. Ed è questa casetta qui. Come vedete ha uno stile moderno, per l'appunto, con ampie vetrate, con questa cascata d'acqua che non doveva spreddare ma
si è generata su una sporgenza, quindi sta spreadando ovunque. Ed è molto carina, cioè è semplice però è carina, dà l'idea. Ha anche questa ampia balconata che ci sta, sembra una cosa lussuosa, semi-lussuosa diciamo. Infine ragazzi, se volete qualcosa di veramente grosso, potete farvi la libreria, che si crafta con 4 mattoni di pietra di qualsiasi tipo nei lati, al centro un lingotto d'oro, contornato da 2 librerie, sopra una torcia, sotto una staccionata. La libreria è una struttura gigantesca, probabilmente la seconda struttura più grande della mod, anzi senza probabilmente, ed è molto carina perché ha queste vetrate fatte con una trama particolare, sembra quasi una faccina. Sembra una faccina, questa faccina qui sembra. Così. Sì, mi sembra questa faccina. Comunque le vetrate sono ovviamente vetro nero e rosso alternati. E all'interno è molto bella perché ha questi grossi scaffali con i libri, con le scale per salire a prenderli, questa fila gigantesca al centro, ed è molto carina. Può anche essere utile se avete bisogno di tanti libri, quindi ne sprecate 2 librerie e ne ottenete tantissime. Infine, per i più furbi, potete semplicemente usare 3 diamanti, vi fate un mega totem di diamanti, mettete sotto questo, vi fate una casa di diamante, che è già una figaggine di per sé, e al costo di 9 per 3, 27 diamanti, più un unico diamante qui, fanno 28 diamanti, ottenete una casa piena di blocchi di diamante, quindi ne farmate proprio a volontà, potete farvi diamanti infiniti in questo modo. Quindi ragazzi, questa era la Instant House, trovate il download in descrizione, la versione è la 1.7.10, e niente, spero che vi sia piaciuta come mod review e come mod soprattutto. Se è così, lasciate un bel like, un commento e soprattutto condividete il video per farla girare. Noi ci vediamo settimana prossima con una nuova mod review. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.